Noi abbiamo la concezione, ad esempio, della schiavitù moderna cristiana, quando nell'antica Roma c'era la gara per comprare schiavi che fossero capaci di cultura per far educare i propri figli. Quando mai i cristiani avrebbero scelto degli schiavi loro per educare i loro figli? Cioè, allora, forse il termine schiavitù dell'antica Roma era più un contratto di lavoro, cioè nel Esatto. senso, perché C'era anche la schiavitù da guerra, la schiavitù sì. da catena, però era abbastanza secondario rispetto all'insieme del lavoro. Sì, ma Ed era un po' quante famiglie romane andavano a comprare questi schiavi La perché, dicitura per dargli, farli insegnare ai figli? liberto, quello che passava da una condizione di schiavitù a un'altra condizione, era talmente normale da esserci delle vere e proprie strutture sociali di liberty. Tant'è che a Roma sia il Tempio di Diana che il Tempio di Feronia erano templi nei quali avveniva la liberazione degli schiavi. Cioè, nel senso che quella era una condizione di servile e di sottomissione anche pesantissima in moltissimi casi, però era comunque una condizione di lavoro, non era una condizione semplicemente di possesso della persona. Con il cristianesimo la persona viene assolutamente posseduta e c'è un'esaltazione di questo possesso della persona che è una lettera di Paolo, cioè una lettera di Paolo. Paolo praticamente fa una lettera accompagnatoria di uno schiavo che è scappato, no? Perché si riconsegnasse al padrone sapendo che il padrone poteva anche ammazzarlo. Per cui c'è una conferma, un'esaltazione della schiavitù che col cristianesimo arriverà a costruire quel concetto che noi abbiamo dello schiavo. Attenzione, Sì, il concetto che noi abbiamo dello praticamente era. schiavo è quello cristiano. Non è che in antichità non esistessero delle condizioni gravi di schiavitù, cioè pessime. Però il concetto che noi abbiamo è quello voluto e costruito dal cristianesimo. E noi oggi come oggi parliamo di schiavitù pensando sempre al cristianesimo, non pensando a quello che era prima. Cioè, quando noi per anni abbiamo saputo, cioè ci hanno sempre raccontato che le piramidi furono costruite dagli schiavi, in realtà ormai non solo questo è una barzelletta della storia, cioè è una cosa ridicola. Ma addirittura la quantità di scoperte archeologiche, anche le firme sopra i massi delle piramidi, è una cosa sconcertante. Cioè, c'era una squadra di gente che lavorava a portare i massi, perciò che faceva il lavoro più pesante, diciamo così, che si chiamavano gli ubriaconi di Nicerino. Cioè, in realtà le squadre che lavoravano erano anche in concorrenza l'uno con l'altra e venivano pagate, ma venivano pagate per quei tempi bene. Perché la quantità di birra, per esempio, e la quantità di materiale di cibo, cioè, che veniva messa a Sì. disposizione era tale da mantenere la famiglia, e specialmente per i contadini che non avevano reddito in certi periodi dell'anno, era comunque un, come le chiameremo oggi? Vorremmo chiamare lavori socialmente utili, Sì, no? ma Cioè praticamente lo Stato distribuisce del reddito in cambio del lavoro, e non era assolutamente lavoro schiavistico. Per cui ci penserei bene prima di tirare fuori le cazzate Sì, dei ma pastori. d'altronde nella cultura e nella storia umana non è mai esistito, al di là del cristianesimo, del monoteismo, una società che pensasse di annientare i propri cittadini. Cioè, questo non è mai esistito, cioè, nel senso che tutte quante le società, le culture che avevano un'impostazione diversa da quella cristiana monoteistica hanno sempre reputato fondamentale il benessere dei propri cittadini. Di conseguenza trovavano normale che esistessero delle forme di lavoro, ma in cui ci fosse il riconoscimento dei diritti, cioè nel senso è proprio perché la finalità dello Stato non era quella della sottomissione a Dio, ma era quella di mantenere la comunità. Esatto. Perciò noi abbiamo ereditato delle parole e hanno preso, per colpa dei cristiani del monoteismo, hanno preso dei significati, delle espressioni, delle valenze che in antico non avevano. Noi, anche quando pensiamo alla società capitalista, no? Noi siamo ancora in contraddizione e contrapposizione fra il concetto di società capitalista e il concetto di società religiosa, cioè Sì. società teocratica, non teologica, no? Cioè, per
più che altro cattolica. Perché questo? Perché mentre in una società capitalista è necessario vendere e distribuire le merci, cioè il potere è dato dalle merci, pertanto perché le merci circolano occorrono anche le persone che consumino, e le persone che consumano devono essere messe nelle condizioni di consumarle, magari in situazioni anche schifose, ma bisogna che siano nelle condizioni di consumarle. Nella società invece, invece teologica, nella società cattolica, il controllo delle persone avviene attraverso il controllo emozionale. Pertanto non è importante che una persona abbia del benessere e possa spendere e così. L'importante è che la persona sia in ginocchio, la persona sia bloccata sui suoi bisogni sessuali. Pertanto le due strutture di potere, diciamo così, di controllo sociale sono completamente diverse, e tutto sommato è meglio una società capitalista con tutti i suoi pecchi che non una società teologica. Chiaramente si deve andare oltre, cioè si deve far sì che il benessere sia effettivamente benessere anche psichico, emozionale e di vita delle persone, non semplicemente persone che usano le merci per vivere. Un altro discorso questo, sì, però una delle caratteristiche appunto anche delle società non monoteistiche, cioè delle società che avevano in cultura pagana, era proprio quella della felicità dei propri cittadini, cioè erano consci che la partecipazione e la felicità del cittadino permetteva la coesione sociale, e di conseguenza tutte le società nelle loro capacità, nelle loro disponibilità miravano ad avere il consenso tramite la felicità, tramite appunto diciamo quelli che noi chiameremo una serie di servizi che permettessero di avere una certa qualità dei cittadini, in maniera tale che così potesse garantire la coesione della comunità e la capacità di sopravvivenza e una proiezione futura. Soltanto nel monoteismo abbiamo il concetto in cui della sottomissione completa, della distruzione, dell'annientamento, dell'umiliazione di tutte le persone, e che nessuno deve pensare alla felicità, ma deve pensare alla volontà di Dio, al beneficio di Dio, e deve vivere male perché il loro vivere male gli permette di essere ben visti da Dio. Queste sono le differenze fra i due sistemi sociali. E comunque queste differenze fanno parte sempre di un'evoluzione, quello che è le strutture umane che vengono fuori dall'orrore cattolico, ricordatevelo questo. E non è una cosa che diciamo semplicemente noi o che ci va di dire noi, questa contrapposizione è in tutto il mondo, cioè tutti i casini che succedono nel mondo, no? Casini sociali, di guerra e tutto il resto, non è altro che la necessità di alcune persone di controllare, di possedere delle altre, e la necessità delle altre di venire fuori da questo possesso, dove alcuni che possiedono gli altri addirittura si scannano fra di loro per riuscire a possedere gli altri. Pertanto abbiamo in tutto il mondo proprio l'attività del monoteismo che ha la finalità di distruggere l'uomo e distruggere la capacità di costruirsi. Non l'uomo che costruisce se stesso e naviga nel mare dei problemi della vita, perché la vita è un mare di problemi, è inutile che facciamo finta di non guardarli, però un conto è essere attrezzati per vivere all'interno dei problemi, riuscire a risolverli e comunque farvi fronte in un certo modo. E un altro conto è invece qualcuno che usa i problemi della vita per sottomettere e distruggere le persone, come sta facendo il cattolicesimo. Che sì, ma infatti la volontà proprio classica di tutti quanti il monoteismo è sempre sottomissione, cioè nel senso che è sempre un concetto proprio gerarchico in cui anche il Dio non deve dare assolutamente niente, ma pretende, cioè nel senso impone, obbliga e soprattutto minaccia se non ottiene questo consenso. E questa è una caratteristica fondamentale proprio in tutti quanti i monoteismi. Bene, Claudio, vuoi che cominciamo con un po' di rassegna stampa? Sì, c'è qualcosa sotto mano da cominciare tu? No, io comincio. Allora, tutti quanti... Guarda che ormai negli Stati Uniti, una cosa, perché noi abbiamo qualche ritaglio, no? Sulle stupri, violenze sessuali fatti dai preti in giro per il mondo. E in realtà la situazione è di una gravità enorme. Cioè, in Italia viene silenziata, nel senso che vengono fuori qualche articolo ma non se ne parla, ma negli Stati Uniti ci sono i talk show in cui si discute di come è avvenuta e in cosa consiste la violenza dei preti e dei vescovi. Cioè, è un movimento che sta nascendo di indignazione talmente violenta che la Chiesa Cattolica non sa più come farvi fronte, cioè è di una enormità immensa in mano, tant'è che Bush si è anche incazzato con i vescovi. Comunque e Bush è già un destro, cioè è un cristiano. È un cristiano fondamentalista, di conseguenza. Comunque è di una gravità immensa, e quello che noi stavamo dicendo fin da 5 anni fa, in realtà sta venendo al pettine. È chiaro che
qui in Italia stanno un po' silenziando proprio per la presenza di Wojtyla, però si parla già che fin da adesso quello che è in corso costerà 2.000 miliardi alla Chiesa Cattolica. E si parla che forse arriveranno anche a 10.000 miliardi di risarcimento danni, con tutto quello che poi ne consegue, sì. Perché quando 50 persone riescono a vincere la causa, le altre 10.000 persone che non avevano il coraggio di venire fuori, vengono fuori. Cioè, il processo che viene fuori è un processo a valanga, non è una cosetta così. E il fatto che sia stato chiamato in causa il Vaticano in alcuni processi è una rottura completa di quello che era una vecchia egemonia cristiana, sì, in cui Dio non si processa. Ricordate che la rivoluzione francese è avvenuta quando i pezzenti hanno tagliato la testa al Dio padrone nella figura del re di Francia. Cioè, i pezzenti per la prima volta nella storia hanno tagliato di loro iniziativa, non al servizio di un altro, la testa al re, che era re per volontà del Dio padrone, e uno del secondo stato era il clero, no? Prima della rivoluzione francese. Da allora c'è stato quel movimento di uscita dall'orrore cristiano. Bene, chiamare in causa il Vaticano e processare il Vaticano come responsabile degli stupri, come sta avvenendo negli Stati Uniti, è un altro modo per tagliare la testa al Dio padrone. Beh, d'altronde, dal punto di vista anche giuridico, se uno vuole comprendere il motivo perché si arriva a una percentuale così alta di preti pedofili e a un'attività così continua di pedofilia, logicamente uno non può fare allo struzzo e dire sì, è un'epidemia, succede per caso. Logicamente uno cerca anche di individuare il perché questo avviene, se esiste anche un contesto culturale che va a generare questo, perché non è pensabile che un sacerdote arrivi in una diocesi e cominci a violentare bambini a centinaia o a decine e lo abbia fatto solo quando arriva nella diocesi. Probabilmente esiste un passaggio di formazione culturale di qualcuno che è responsabile. Comunque adesso mi viene in mente, mentre parlavi, sul televideo di oggi, Televideo Rai, c'è un'altra notizia di un altro prete arrestato per il massacro in Ruanda. Vi ricordate? 800.000 morti. Allora, voi non dovete pensare 800.000 morti, perché i numeri non danno esattamente l'idea. Cominciate a fare Marco, Alberto, Giovanni, Rosanna, Maria, e andate avanti per 800.000 volte. Quando siete arrivati alla fine, avete idea di quello che è successo? Beh, per dare un'idea concreta basta pensare che in tutta la provincia di Vicenza sono meno di 800.000 persone. Cioè, è come voi entraste nella provincia di Vicenza e non trovaste più un essere vivente. Cioè, è come voi andaste da Lunigo ad Asiago, tanto per dare degli estremi, e da Schio a Bassano, e in tutta questa zona non trovate più nessuno, cioè non trovate più nessuno, trovate soltanto morti. Perciò questo vi dà anche la dimensione della capacità, cosa porta in uno scontro il concetto religioso cristiano. Ricordate che la Caritas ha pagato una fattura di 8.000 macete che sono serviti per macellare le persone. Sì, è una cosa che fa anche... in quel processo, d'accordo, lo hanno assolto il vescovo, poverino, ma la fattura era reale che ha presentato il pubblico ministero, pagata dalla Caritas, e quegli 8.000 macete sono serviti per macellare le persone. Sì, anche perché ricordate che 800.000 persone sono state uccise in meno di 2 mesi. Sì, esatto. E soprattutto sono state uccise con bastoni, pietre e macete. Cioè non sono state uccise con metodi industriali, sono state proprio uccise con metodi primitivi, elementari, a disposizione di tutto. E che significa che chi in 2 mesi ha ucciso 200.000 persone con dei mezzi così rudimentali, significa che è spinto da qualcosa di molto consistente, cioè che la motivazione è profonda, anche perché di fronte a un simile orrore, delle persone che hanno un minimo di sensibilità si porrebbero qualche dubbio, qualche crisi, qualche ripensamento, potrebbero anche entrare in crisi. Le hanno fatto tranquillamente, e soprattutto i sacerdoti sono stati decine. Io ricordo che il Corriere della Sera già un paio di anni fa disse che esistevano 33 sacerdoti cristiani cattolici ricercati, e che secondo il Corriere della Sera queste erano in Italia. Esatto. Comunque, vi dico, ricordate che di tutto questo non è responsabile la singola persona. Ogni singolo cristiano, proprio per il fatto di dirsi cristiano, è responsabile di massacro e di genocidio. E se mi consentite, io do le idee di ordine etico, morale e religioso, ma la legge della partecipazione morale non l'ho fatta io, l'ha fatta lo Stato. Tanto per essere sì, ma d'altronde, al di là delle leggi,
esiste sempre dal chiedersi il perché così tante persone vanno ad applicare questi comportamenti, cioè nel senso il perché, cosa determina questo movimento e questa, diciamo, sintonia, perché alla fine è una sintonia. Quando dal punto di vista della parvenza esterna, non c'è questa predicazione, cioè non sembra la facciata che il cristianesimo presenta ufficialmente una facciata di buonismo, e poi uno si domanda: ma perché all'interno di questa facciata di buonismo esistono queste tante persone che sono con questi comportamenti? Implica che loro è un ricongiungersi profondo alle basi della loro fede, che la loro fede appunto sono quelle della distruzione. D'altronde pensiamo sempre che il loro concetto di apocalisse, di annientamento, di fine dei tempi implica che si devono da fare per questo, che devono trovarsi pronti, e soprattutto il loro scopo è quello di fermare i peccatori, perché secondo loro i peccatori fermano l'avvento del Messia. Finché voi non fermerete il parroco della vostra parrocchia, continueranno a macellare le persone in Ruanda, continueranno a stuprare i bambini. Chiaro? Ricordatelo sempre questo. Non pensate che sia solo una battuta la mia. Al prossimo massacro ve lo ricorderò un'altra volta, ma io vorrei che non ci fosse più il prossimo massacro, e vorrei che non ci fossero più bambini in ginocchio, e vorrei che i cattolici non imponessero più il loro Dio assassino. Ma chiaramente la prossima volta sarò ancora qui, spero, a ricordarvi che vi avevo detto ancora quella volta, no? Sì, ma infatti sai, una cosa che poi è anche significativa della capacità che ha il cristianesimo, il cattolicesimo in Italia di rendersi mimetico rispetto all'intelligenza delle persone. Tutti quanti noi andiamo a contestare, giustamente, e lo sottolineo, quelli che fanno i tarocchi, le carte in televisione e dicono del futuro, che promettono qualsiasi cosa, e noi diciamo che sono dei ciarlatani. Però ad esempio, quando si legge una notizia come questa del 7 aprile sulla Repubblica, Catania, 1000 cartoline della clausura, una preghiera in cambio di un obolo, e le suore scoprono il Marte, cioè, cos'è questo? Cioè, nel senso, cosa c'è di differente da dire datemi un obolo, datemi un'offerta, e io vi dico una preghiera che vi servirà per il paradiso, e chi fa le carte? Sì, servirà per il paradiso, servirà per guarire, e le anime dei defunti, la grazia, le anime dei defunti, cioè, ma e questo qui nessuno dice. Come la possiamo mettere? Cioè, se il giudizio negativo deve essere stato per chi fa i tarocchi e dice che vi dirà il futuro o che vi aiuterà in un problema, queste suore che mandano le cartoline, anzi, qualcuno troverà giusto che lo fa, lo troverà anche da dare l'offerta, e non le porrà allo stesso livello del mago televisivo che vi truffa. No, perché quello è un truffatore. Invece le suore che dicono dateci un obolo perché noi stiamo in clausura a pregare per voi, è una cosa giusta. Le persone nel dare il loro giudizio giocano su un equivoco, no? Cioè dicono però la legge contro le suore non interviene, mentre invece la legge interviene quando il mago le fa troppo grosse, no? Cioè, perché questo? E le persone si dimenticano che esiste una cosa che si chiama concordato, e le persone non sanno cosa significhi esattamente il concordato. Cioè praticamente lo Stato italiano, ma qualunque Stato nel suo paese, ha il diritto, cioè ha il dovere di perseguire i reati, ma può avere il diritto di non perseguire dei reati. Per esempio, col concordato lo Stato italiano ha garantito ai cattolici l'esercizio di tutta una serie di funzioni, anche se queste funzioni rappresentano dei reati. Col concordato questi reati non vengono perseguiti. Perché? Perché la specificità della religione cattolica, che è una religione criminale, col concordato ha dei privilegi, per cui troveremo sì la persecuzione del mago e dei tarocchi perché è un truffatore, non troveremo la persecuzione delle suore perché sono lo stesso truffatrici, però lo Stato rinuncia al suo diritto di perseguirle penalmente. Però questo non toglie il fatto che noi non le dobbiamo indicare come criminali. Cioè il fatto che lo Stato dica io non le perseguo penalmente non significa che la loro azione sia corretta. La loro azione è censurabile dal punto di vista morale, ma lo è dal punto di vista civile. Cioè siamo noi che dobbiamo dire che loro sono delle truffatrici, e lo Stato si esime dal processarle. Questo, ricordatevelo questo, questi non sono meccanismi così uno parla tanto per fare, no, sono dei meccanismi giuridici veri e propri questi, Sì, ecco, una cosa appunto poi che ci dimostra che però alcune cose stanno cambiando, sia pur lentamente con un grande segnale. Ad esempio è l'uscita presso la casa editrice Adelphi di un nuovo libro di Carl Careny, che è Religione Antica.
E questo è un testo appunto che si fa un riferimento continuamente all'importanza che avevano, che ha nella nostra cultura la presenza degli dèi. Questo libro appunto si chiama Calcarenni, religione antica a Delfi. Ha un prezzo abbastanza costoso, però ne vale la pena. È stato anche ben recensito su alcuni quotidiani, sicuramente i cristiani poi alla fine hanno messo un commento che anche il cristianesimo ha dato il loro contributo alla manifestazione del divino, ma c'è molto da discutere. Però ad esempio è un libro che appunto permette di comprendere quanto sia sostanzialmente diversa e distante dal monoteismo la visione appunto del politeismo, del paganesimo antico rispetto al monoteismo. Infatti una delle caratteristiche che dice il libro è il fatto che gli dèi fossero visibili e che dovessero manifestarsi, e che la loro manifestazione doveva venire su un piano concreto in cui l'uomo poteva interagire con loro. E la caratteristica di un dio del politeismo, del paganesimo antico, era proprio la capacità di essere presente e soprattutto di condividere le cose degli uomini, cioè comuni erano i pasti, comuni erano i sedili. Si trova in comunità con gli dèi, si trova in comunione. Il contadino invitava Giove a mangiare, cioè lo invitava al pranzo, alla festa, c'era la sedia e c'era il suo vino. E infatti appunto qua nella recensione si dice l'esperienza religiosa non poteva avere un al di là, un oltre, se tutto era presente, cioè proprio la manifestazione della divinità non è qualcosa che è rinviato a un regno dei cieli, ma è la divinità è sempre presente perché è il mondo divino, e di conseguenza non era concepibile o non era neanche praticabile o non era neanche conveniente pensare un al di là quando tutto era fondamentale nel presente. E difatti quando si vede tutte le attività degli dèi è sempre legata ad attività quotidiane e in legame con l'uomo, cioè è soprattutto un qualcosa che è comune, e di conseguenza una cosa fondamentale anche per quanto riguarda anche gli dèi, dice gli dèi una cosa che fanno sempre in maniera instancabile è quella di osservare e guardare gli uomini. Cioè quante volte nella mitologia si viene raccontato che Zeus osserva il mondo e si innamora di qualcuno, si innamora di una ninfa, di una donna, di un mortale. Cioè proprio, ma implica che è la divinità che è in osservazione del mondo e che sa percepire il mondo e che soprattutto non è fuori dall'influsso del mondo, cioè non è una realtà separata, non è una realtà a divenire, ma è una realtà presente. E soprattutto la capacità della divinità è quello di non imporre, ma di capire che anche dal mondo esce un qualcosa che può influenzarlo. Ma questo qua implica che il mondo è divino e che anche tutta la realtà è divina. E questa è una differenza sostanziale su quello che appunto riguarda la dimensione religiosa tra il monoteismo e il politeismo, cioè la capacità della divinità di osservare il mondo. Ma se il mondo viene osservato dagli dèi, significa che il mondo divino è percettibile da tutti e che non esiste una scala di iniziazione o una scala gerarchica o una classe sacerdotale che si possa frapporre fra il divino e l'uomo, no, perché l'uomo esiste. È divino. Non esiste, non solo non esiste, ma è l'unica possibilità è proprio che più persone percepiscono il divino e più noi possiamo percepirlo meglio il divino, cioè al di là di alcune persone che riescono a trasformarsi e a percepire tutta una serie di cose, tutta una serie di ricchezze, maggiore è il numero di persone che percepiscono gli dèi e maggiore è la possibilità di percepire meglio gli dèi. Sì, ma infatti questo vedi, allora, di fronte a una simile prospettiva religiosa, appunto in cui tutto è divino e tutto avviene in questo mondo e che anche l'uomo ha un diritto di comportamento e che la felicità è sempre la possibilità di realizzare l'uomo, abbiamo di fronte delle affermazioni fatte dal Cardinal Troillo che dice clonazione crimine contro l'umanità. Cioè l'affermazione è gravissima, dice crimine contro l'umanità. Io non sono la sua umanità. Esatto, ma neanch'io voglio condividere un'umanità di un simile prete. E dice addirittura viola i diritti di ogni persona, deve essere creato un tribunale internazionale. Ma cosa implica questo? Cioè significa che per loro l'unica realtà possibile, l'unica capacità di manifestazione è la genetica. Significa che tutta la cultura dell'uomo non ha nessuna influenza, che può essere cancellata. Perché cioè, se noi ci andiamo a concentrare sul dire che un clone diventa pericoloso, che un clone è una copia di qualcun altro, sì, diciamo una grande bestialità. Ah, beh, infatti, non solo, ma ormai è abbastanza provato anche che le cose hanno tutta una serie di adattamenti. Cioè il nostro DNA cosiddetto ridondante, cioè la parte in più, non è che sia in più,
è la parte della nostra storia. Sì. Tu puoi mettere insieme quei 30, 40, 50, 60, quelli che sono 1000 geni, ma non fai un essere umano, fai semplicemente un agglomerato di geni, cioè noi non siamo quelli che siamo perché ci trasformiamo giorno per giorno, cioè viviamo la vita. E anche se lo fai in laboratorio, sì, ottieni comunque, esatto, qualcosa, ma tutto si può fare nella vita, ma tutto, sì, è possibile, esatto, fare, cioè la natura ci chiede a noi di fare delle cose, chiaramente la natura è mica scema, scusa, Zeus, sì, vabbè, lui costruisce la vita, fa nascere, si fa tutte le donne possibili e immaginabili, nascono tante forme di vita da Zeus, ma era mica scema. Era intanto fa Marte e dice se la vita deve vivere per contraddizione, fa Ilizia che è la nascita e dice la nascita, io vivo attraverso la nascita, e poi fa Ebe la gioventù, per cui tutti i processi di trasformazione, e alla fine costruisce Vulcano, cioè mica scema, cioè questo prete, come tutti i cattolici, si pensano onnipotenti, sì, come infatti, Dio, no? Cioè l'uomo si pensa a Dio che crea, no? È solo un'imbecillità questa, di fondo. Sì, no, ma infatti appunto è anche questo, cioè il pensare che tutto si possa ridurre puramente alla materia, in cui tutto quello che la cultura dell'uomo produce, in cui tutta la vita che una persona può percorrere, che sia ripetibile, che sia uguale, significa veramente annientare la nostra vita, la nostra cultura, significa dire: se tu sei solo materia, le persone possono essere annientate perché sono solo materia, perché il loro lavoro, la loro cultura, quello che loro riescono a fare è insignificante, perché alla fine conta la materia. E difatti cosa fanno all'interno del monoteismo tipo cristiano? Ti pongono il peccato originale proprio per condizionare completamente le persone, cioè dicono tu porti qualsiasi cosa che tu faccia, sei già marchiato senza la tua volontà. E questo qua è un segnale che veramente pericoloso, perché implica che con questo principio, avendo loro il controllo della materia e avendo il diritto di rappresentare la materia e Dio, possono anche annientarla e distruggerla, perché dicono le persone, non essendo cultura, non essendo vita, non essendo niente, e quello che in milioni di anni l'uomo ha costruito, ha cercato, ha accumulato, perché ricordiamo una cosa fondamentale: e tutto quello che l'umanità ha fatto in questi milioni di anni non è andato perduto, è stato accumulato, cioè nel senso che noi non viviamo in un'epoca statica, non è che l'uomo, la sua cultura è come nella creazione, viene fuori, bello è fatto così, prende un po' di argilla, ci sputa sopra, gli dà un calcio in culo, dice questo qua è l'uomo e vai, cioè. Noi sappiamo benissimo che tutta la nostra cultura è stata costruita dagli uomini, è stata dagli uomini assieme agli dèi. E mai nessuna creazione, scusate che è un po' brutto, però nessuna creazione che avvenga in ambito non monoteistico ha questo concetto del nulla, no. Tutti quanti hanno sempre delle forze che interagiscono, sempre quanti in venire in essere, cioè da materiale che esistono, esatto, cioè, da ciò che esiste c'è la trasformazione in tutti quanti, sì. E sono solo gli dèi che danno questo contributo, però quello che ne esce non ha un vicolo di padronanza, diventa indipendente, diventa potente, ha la capacità di vivere, non deve sempre volgersi verso il suo creatore e ammettere di essere sottomesso, anzi non è mai sottomesso, e soprattutto tutte le creazioni in ambito non monoteistico non sono fatte per la sottomissione o per la maggior gloria, come dicono i monoteisti, del loro Dio. Va assolutamente bene. Oggi ci siamo preso un po' comoda, Francesco. Beh, ci siamo fatto un po' il solito discorso, anche perché il solito discorso è comunque non è che fa il solito discorso, perché qua io ho visto un nostro ascoltatore, un certo Vittorio Fincati di 9, che ha mandato parecchi messaggi di approvazione nei tuoi confronti, ha detto che sei troppo buono oggi contro i preti, ha detto che dovresti essere un attimino più pungente. Ringraziamo questo amico Vittorio Fincati di 9 che ci manda dei messaggi di incoraggiamento durante la trasmissione per la sua presenza di incoraggiamento di fronte di Claudio. Bene, bene. Comunque il vero problema che noi abbiamo è quello di riuscire a far comprendere le persone come loro siano importanti per se stesse e come quelle persone hanno solo questa possibilità di vivere, non è che ne hanno altre possibilità, solo questa che c'è adesso, solo l'attimo presente è tutto quanto quello che noi abbiamo. Se rinunciamo all'attimo presente attraverso la sottomissione, non avremo più niente dopo, e questo è talmente importante, questo concetto, che non mi stancherò mai di ribadirlo e di cercare di farlo capire, perché non abbiamo nessun'altra possibilità che diventare padroni dell'attimo presente, e questo
essere padroni, padroni di noi stessi, non di altre persone, è l'unica cosa che abbiamo per far uscire gli dèi da dentro di noi e farli fondere con gli dèi del mondo. Non abbiamo nessuna altra possibilità. Ricordatelo sempre questo. Sì, io voglio anche approfittare appunto dell'occasione per ricordare un evento, diciamo, che non è solo locale. Beh, la nascita di Paolo Sarpi a Venezia. Recentemente appunto sono... Beh, io qua il Corriere della Sera appunto del 9 aprile che dice sono trascorsi 450 anni della nascita dello storico e adesso vengono pubblicati i suoi consulti. Beh, Paolo Sarpi è stato famoso perché era un frate contro il Vaticano, è stato perseguitato per aver difeso la sovranità di Venezia in un processo contro due prelati. Cioè qua implica che quando uno è uno storico, è una formazione culturale e soprattutto non crede a quello che gli viene fornito, Paolo Sarpi nel momento in cui ha dovuto fare una scelta tra la sua cultura e la sua religione, pur essendo un prete, pur essendo un frate, ha fatto una scelta della sua cultura e ha difeso la sovranità di Venezia in maniera molto forte contro appunto l'autorità del Vaticano. Perché? Perché si è reso conto che soltanto un'autorità statale indipendente, che non fosse sottomessa a una volontà religiosa, poteva garantire un beneficio allo Stato. Ecco, uno Stato poteva danno di diritti ai suoi cittadini soltanto se aveva la sovranità in tutti quanti i campi. E voglio appunto ricordare una cosa che purtroppo non è accessibile, che questo volume dal tomo 1 al tomo 2 sono 1007 pagine. 1007 pagine. Purtroppo ha un prezzo di 180 euro, cioè che non è poco. Però dimostra che ad esempio anche questa edizione dimostra chiaramente come nella nostra storia ci sono autori che hanno avuto un'importanza fondamentale nell'elaborazione dei diritti del cittadino, perché difendere uno Stato è sempre dare la possibilità a un cittadino di modificare le cose e soprattutto se tu difendi uno Stato... Davanti a un altro potere. Difendi uno Stato, ma difendi la tua capacità di agire sulla cultura, sulla legge, sui comportamenti. Se tu ti poni a difendere uno Stato religioso di tipo teocratico cristiano, non avrai nessuna possibilità di mutazione della tua esistenza o del tuo ambiente. Va bene, 5 minuti di telefonate, non di più, perché dopo devo andare un po' via al 049 700 700, 049 700 838. Allora, sì, chi vuole chiamare appunto può benissimo chiamare i due numeri che Claudio ha ricordato e le telefonate vanno in diretta. Purtroppo è caduta la linea. Comunque adesso le linee sono libere, appunto, e chi vuole. Tanto anche se ho un telefono va bene lo stesso, eh. Sì, no, ma dice che le caratteristiche di Radio Gamma 5. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao Claudio. Dimmi. Pensavo che le religioni non entreranno mai nell'ordine di idee di comprendere che la natura va per tentativi. Perché la realtà è per tentativi. Veramente anche le cose profondamente matematiche che a altri sembrano rigide sono elastiche e più vai fuori dalla realtà quotidiana, diciamo, più ti esponi verso lo spazio e più trovi le simmetrie, sì, ma trovi anche le singolarità, trovi l'assestamento, trovi l'andare in cerca, l'adattamento. E pensano tanti che l'adattamento, i fideistici soprattutto che l'adattamento sia un qualcosa di perfetto, un qualcosa di trascurato, un qualcosa che non faccia parte del divino. Invece la libertà veramente è quella che ognuno si arrampica e si arrangia da solo, come veramente nella realtà è così. Inutile che uno venga a dirmi ma la realtà non è quella, no, qual è la realtà? Scusami, tu stai parlando in questo momento e adoperi un linguaggio consono a tutti, un linguaggio convenzionale, un linguaggio povero, fra parentesi, non è divino, però lo adoperi. Allora, per piacere, cari fideisti, perché adoperate le cose becere degli atei, dei senza Dio, oppure dei pagani, perché sappiamo benissimo che fra gli scienziati ce n'è di tutti, moltissimi pensieri
diversissimi uno dall'altro, eppure non sono arroganti, e più vai verso la scienza di ricerca e meno arroganza trovi. Me lo sai spiegare, Claudio, Francesco? Lo sapete spiegare perché veramente quando tratti dei temi dentro a certi libri di universitari, cioè di docenti universitari, anche specialmente di Cambridge, trattano lo spazio e trattano l'esistenza in maniera molto molto blanda, tranquilla, elastica, ipotetica e non dogmatica. Se volete rispondermi, perché io non so dire più di così. Ok. Vi ringrazio molto. Ciao. E il problema è che la scienza non va comunque divinizzata, eh? Cioè la scienza bisogna prenderla per quello che è, cioè il grande sforzo dell'umanità per descrivere quello che è la vita, i suoi meccanismi, e come tutti quelli che fanno degli sforzi fanno delle grandissime cazzate e delle grandissime genialate. E per i tanti geni ci sono i tanti castroni, e per i tanti che comprendono i meccanismi ci sono gli imbecilli che tentano di vendere fumo, e questa in fondo è parte della vita, insomma, però la scienza è questo, non va presa come una religione, cioè non è che quello che dice la scienza è vero e basta, insomma. Se no diventa un'altra forma di assolutismo. Esatto, cioè un'altra forma di verità dove qualsiasi puttanata può passare, insomma. Sì, ma difatti tutte quante le cose devono essere sempre verificate e soprattutto non devono mai essere assolute, cioè nel senso che ogni cosa è sempre uno strumento nella mano degli uomini per affrontare le cose. Non è che l'uomo si deve sottomettere alla scienza perché la scienza offre le possibilità. La scienza è uno strumento che le persone possono utilizzare. Ma dimmi. Beh, insomma, una scuresala. Oh, qualcuno c'è la bocca al posto del culo, è mica colpa mia, sarà colpa del suo Dio semmai. Esatto, ma infatti ma questo serve fare da discutere molto su questa visione anale che hanno i cristiani della vita, sarebbe veramente significativa e importante comprendere proprio il perché il loro condizionamento culturale li ha portati a questo. Dimmi. Ma non serve, se vuoi mettermi in diretta, vabbè. Dimmi. Dicevo, Claudio, cioè io posso concordare e non concordare con quello che dite, Francesco tra l'altro lo sa perché sono intervenuto anche altre volte, però mi sembra di capire, questo forse è il tuo modo di essere, diverso da quello di Francesco comunque, che per far capire determinate astrusità o castronerie di questa nostra religione, ti metti nello stesso piano, cioè secondo me, può essere che io mi sbagli, cioè l'arroganza della nostra religione e poi alla fine l'arroganza delle tue idee. Quindi io direi, a un certo punto, ti ripeto, può darsi benissimo che mi sbagli, sia un'impressione solamente radiofonica, però io posso concordare con te in molte cose, però posso dirlo in un modo pacato e nel rispetto di qualsiasi idea e di qualsiasi religione soprattutto. Scusa, cioè io posso rispettare benissimo le tue idee e dire le cose in un modo semplice. Posso chiederti una cosa? Dimmi, da cosa ti deriva l'idea della pacatezza? Cioè, il problema è questo, se qualcuno infila un ferro rovente nelle chiappe a qualcun altro, sì, e st'altro si mette a urlare, sì, in cosa consiste in questo rapporto la pacatezza? No, vedi, tu hai usato un termine prima, Claudio, hai usato imbecillità in una, sì, delle ultime. Sì, 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 ma io uso molto questi tipi di termini, ma non tanto per offendere, ma per definire tutta una serie di cose che sono cose assolutamente irrazionali. Cioè, però attraverso il metodo radiofonico, sì? Claudio, e questa è un'impressione mia, penso sì, sia un'impressione sì, anche di molti altri ascoltatori di questa radio, può succedere che il fanatismo che viene condannato di alcune teorie religiose, sì, sia poi lo stesso fanatismo con il quale tu porti avanti la tua idea. Allora, attento, hai capito? Ho capito quello, ecco, che tu dici come impressione, però devi stare attento. Dici, no, va benissimo, cioè quello che tu affermi, non è che. Devi stare attento però alla forma e alla sostanza. Sì, cioè il fanatismo non si rappresenta come forma, perché il fanatismo, il fanatico è sempre gentile. Il fanatico ha le azioni
che sono distruttive. Vabbè, fanatico e gentile, poi questo qua è tutto da vedere comunque. Beh, se tu vedi, beh, se tu vuoi vedere, l'inquisitore, se tu vuoi vedere, sì, gli inquisitori, ma anche Voisila, ma anche, certo, ma anche gli imam, ma tranquilli, insomma. Abbiamo fanatici politici che sono fanatici anche nel modo di essere, nel modo di fare, nel modo di azionare. Comunque, Claudio, ti ripeto, indipendentemente da tutto, questa è una mia impressione. Sì, sì, no, d'accordo. Del tutto personale. Va bene. Rispetto le tue idee, sì, rispetto, sì, no, quello, beh, che dici, ecco. D'accordo, okay. Ciao. 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 No, ma in effetti, sicuramente quello che io dico tocca l'emotività delle persone e colpisce anche per la durezza della fraseologia che uso, non lo metto assolutamente in discussione questo, ma è l'argomento stesso che implica questo e che porta a fare questo. Il problema del fanatismo religioso, come noi siamo educati a vederlo, non è tanto nel modo di parlare o nel modo di rappresentarsi, ma è dalle azioni che produce, dagli intenti che manifesta. Perché le parole gentili come Wojtyla, ricordate che solo in America Latina hanno fatto 100 milioni di morti, pertanto non è una questione di fanatismo, ma è ciò che, cioè di rappresentazione violenta, ma è ciò che noi abbiamo dentro e cosa manifestiamo. È chiaro che io faccio la violenza mentre taglio il filo spinato di un campo di sterminio, è una forma di violenza, chiaramente, però ho il diritto di farlo nella misura in cui devo tagliare quel filo spinato. Sì, ma poi, cioè, discutere sui modi del perché uno si esprime così, io guardo sempre il contenuto. Uno può dire, vabbè, io sono abituato a dei modi diversi di esprimermi o mi piacerebbe un modo diverso, ma non si fa una questione stilistica. Io faccio sempre in campo religioso, in campo dell'informazione, posso dire un scrittore scrive benissimo, scrive in modo che mi piace o non mi piace, però quello che è significativo è sempre il contenuto di quello che uno vuole dire, dell'informazione che uno riesce a dare. Bene, io sono costretto a chiudere qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesima, perché devo mettere su un po' di pubblicità. Saluto vi do tutti appuntamento quanti per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Ciao a tutti, ciao a tutti. Francesco prenderà qualche telefonata, forse ci riesce. Ciao.